Viaggiando. 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 Bentrovati da Monica Celegato, appuntamento con Viaggiando, e anche oggi abbiamo da proporvi una cosa assolutamente bella e incredibile. Prima di presentarvi il nostro ospite, però, vi ricordo il sito, che è www.viaggiandoinradio.it, dove potrete riascoltare, volendo, questa e tutte le altre nostre puntate. Vi presento ora adesso il presidente della Rete Museale Alto Vicentino, che è Andrea Tonello. Buongiorno Andrea e ben trovato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, noi intanto io la ringrazio perché lei ha accettato di essere nostro ospite e ci deve parlare di una cosa che io trovo davvero bellissima, Andrea, e per la quale le faccio veramente tanti complimenti, perché grazie. Ecco, su queste iniziative trovo siano bellissime. Però partendo per ordine dall'inizio, giusto per fare capire ai nostri ascoltatori, cos'è la Rete Museale dell'Alto Vicentino? Allora, la Rete Museale dell'Alto Vicentino è una rete che ha compiuto da pochissimo 10 anni e comprende 14 comuni che si trovano appunto nell'Alto Vicentino. Sì. Il centro servizi della rete museale è a Malo, all'interno del Palazzo Casabianca, dove ha anche sede il Museo Casabianca, e comprendono 14 comuni, appunto Lusiana, Marostica, Monte di Malo, Nove, Recuaro Terme, Roana, Sant'Orso, Schio, San Vito di Leguzzano, Tonenza del Cimone, Valdagno, Valli del Pasubio e Vastagna. Questi sono i 14 comuni che partecipano alla rete, e tutti questi comuni hanno un incredibile patrimonio a livello museale, che è in gran parte anche gestito da persone qualificate e sostenuto molto spesso anche da volontari. E questa iniziativa che andiamo a presentare è intitolata Musei a cielo aperto, i sentieri della rete tra arte, storia e natura. Sono 8 appuntamenti che si svolgeranno di domenica, e si andrà a partire dall'inizio di giugno. Il primo è fissato appunto il 5 giugno con Valli del Pasubio, per arrivare poi fino a settembre. Certo. Sono una serie di iniziative studiate e pensate per portare le persone all'interno dei musei. Quindi abbiamo deciso di organizzare delle giornate all'interno dei singoli comuni, dove le persone, e in particolar modo le famiglie, perché diciamo che è stato studiato questa serie di iniziativa per proprio un target, come target principale la famiglia, portare le famiglie a fare un percorso che inizia dalle 9 del mattino con delle visite dei musei, poi una pausa pranzo dove si vanno a degustare dei prodotti gastronomici tipici del comune in cui ci si trova, poi il pomeriggio per i più piccoli vengono organizzati dei laboratori didattici all'interno sempre dei musei, quindi con gli operatori museali che organizzano dei laboratori specifici per i bambini, e poi dopo per gli adulti invece degli approfondimenti oppure degli incontri con degli artisti del posto oppure la visita ad altri musei, e il tutto finisce poi nel pomeriggio verso le ore 17 più o meno. Ecco, questa è una cosa straordinaria, perché solitamente, Andrea, quando uno pensa a un museo pensa a una cosa nella maggior parte dei casi un po' pesante, no? Invece in questo caso, insomma, è tutto un contesto che veramente ti fa godere e conoscere l'arte, però sotto una forma, insomma, se vogliamo, veramente diversa e bella. Certo. Perché non è solo cultura, voglio dire, c'è una giornata dedicata proprio alla famiglia, quindi anche ai bambini, e quindi ci sono delle attività nel contesto di questa giornata che sono tutto fuorché noiose, voglio dire. Assolutamente sì. E poi abbiamo cercato di abbinare, appunto, oltre agli aspetti culturali, anche gli aspetti enogastronomici. Certo. Considerando appunto il discorso anche del prezzo, che abbiamo cercato di contenere mediamente in 10 euro a famiglia, compreso il pranzo, i bambini non pagano. Ecco, una cosa importante, è obbligatoria la prenotazione, in quanto la partecipazione per motivi organizzativi
visitativi è a numero chiuso. Le iscrizioni sono possibili fino al giovedì precedente l'evento. Tutti gli eventi, abbiamo detto, è domenica, quindi bisogna mandare l'adesione a questo indirizzo email, che è l'indirizzo della Rete Museale Alto Vicentino. Mm-hmm. L'indirizzo è info@retemusealealtovicentino.it. Ecco, che poi c'è anche il sito, che è proprio www.retemusealealtovicentino.it, dove magari potrete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno. Quindi anche il prezzo veramente popolare, perché insomma giustamente soprattutto sì, di questi tempi credo che Andrea bisogna agevolare le famiglie anche in questo, perché insomma purtroppo si sa, la situazione è così. Abbiamo cercato appunto di intervenire anche come amministratori sì, comunali, con dei contributi, in modo tale da permettere la massima accessibilità anche appunto alle famiglie complete, intere, sì, perché se pensiamo anche che è incluso il pranzo appunto con dei prodotti tipici, questo penso sia assolutamente un prezzo popolare, sì, che possa permettere a qualsiasi, a chiunque, spero, lo spero tanto, di poter partecipare a queste bellissime iniziative. Ecco, e a proposito di bellissime iniziative, io ho visto, ho dato un'occhiata, Andrea, al programma che appunto partirà il 5 di giugno con Valli del Pasubio, e questo appuntamento che è intitolato Lungo la Via dell'Acqua, no? Sì. Ecco, ci sono delle cose veramente molto suggestive in questo programma, delle cose che sinceramente io non sapevo, io come penso tantissimi, non sapevo proprio dell'esistenza nel territorio vicentino. E quindi il primo appuntamento, dicevamo, Lungo la Via dell'Acqua, è una giornata che suppongo è dedicata all'acqua, no? Assolutamente, c'è il ritrovo alle ore 9 a Valli del Pasubio, in piazza Campo Marzio, dove c'è un parcheggio, un ampio parcheggio, e lì si effettuerà la registrazione dei partecipanti. Perfetto. Diciamo che la Via dell'Acqua è un percorso che si snoda sulla riva destra dell'Eugra e si presenta con una passeggiata assolutamente tranquilla. Ecco, un'altra caratteristica importante di tutti gli eventi è che abbiamo individuato dei percorsi che siano tranquillamente accessibili per tutta la famiglia, certo, anche per i più piccoli. Certo. Quindi questo percorso permette di apprezzare alcuni tratti, diciamo, peculiari dell'Alta Valleugra. Mm-hmm. Lungo il tragitto è possibile cogliere, diciamo, la ricchezza delle acque della zona e vedere come questa presenza abbia caratterizzato lo sviluppo anche di quella valle. Certo. Quindi ci si soffermerà su delle antiche contrade che sono organizzate appunto per ospitare famiglie di livello sociale diverso, e si evidenzieranno le opere di canalizzazione per alimentare tutte le varie ruote idrauliche che fornivano energia a diverse attività produttive. Beh. E poi, diciamo, la tappa secondo me più bella è la visita alla segheria Miola. La segheria Miola è un esempio particolarissimo di segheria alla veneziana, che testimonia delle attività produttive legate alla presenza del legname proprio a Valli del Pasubio. Ed è una segheria che sfrutta il flusso dell'acqua con una serie di marchingegni tutti in legno, fanno muovere appunto questa antica segheria e si può vedere come veniva tagliato il legno una volta. Che meraviglia! Con l'utilizzo. Ecco, e questo è una segheria che ha più di 100 anni ed è ancora funzionante, attualmente funzionante. E c'è la famiglia Miola, che è proprietaria di questa segheria, che si è resa disponibile ad aprirla al pubblico e a fare anche poi per i più piccoli delle prove, quindi dei laboratori. Che anche bello. Per i bambini. Beh, insomma, quindi una lode sicuramente va anche alla famiglia Miola. Ecco, poi per fare un cenno veloce, perché non c'è rimasto tantissimo tempo, domenica 12 giugno invece sarà Valstagna con un fiume e la sua storia. Qui abbiamo le grotte, Andrea. Le grotte di Oliero, assolutamente, una cosa molto bella. Qui ci sarà appunto la visita alle grotte di Oliero, poi ci sarà anche l'anello delle zattere, lungo il quale è un percorso, lungo il quale si impara appunto a riconoscere e interpretare le tracce del passato e gli interventi anche
antropici che caratterizzano il corso del fiume e che poi dopo ritroviamo all'interno del museo etnografico Canal di Brenta, che sarà altrettanto visitato. Bene. E poi dopo gli altri appuntamenti sono domenica 26 giugno a Tonenza del Cimone, le tracce della Grande Guerra. Tonenza del Cimone è stato territorio chiaramente teatro e scenario di guerra, e quindi ci sono delle testimonianze dei musei che ricordano questo evento. Il 3 luglio poi ci trasferiamo a Roana, quindi in altopiano, e andremo a vedere l'altopiano dei Cimbri e le sue storie, e anche lì con dei pranzi tipici cimbri. Certo. E poi domenica 24 luglio Lusiana, dalla preistoria all'arte contemporanea. Ecco, Lusiana, io ci tengo a sottolinearlo, quando parliamo di arte contemporanea facciamo riferimento al Parco del Soio. Il Parco del Soio, che è di proprietà privata però è inserito come museo all'interno della rete, è un bosco a cielo aperto dove il proprietario ha installato delle opere di arte contemporanea di artisti di tutto il mondo. Che quindi meraviglia. È proprio un percorso all'interno del bosco, viene data più o meno una piantina dove più o meno sono dislocate, Però bisogna proprio andare a scovarsele fuori. Bellissimo. All'interno del bosco queste opere, quindi tu cammini e poi ti trovi di fronte a una scultura, ti trovi di fronte a appunto delle installazioni che sono veramente molto molto belle, molto particolari. È un'iniziativa questa musei a cielo aperto davvero bellissima. Andrea, io vorrei strapparle una promessa, visto che adesso ci sentono tutti, che lei tornerà, perché so che il programma poi andrà avanti fino a settembre, quindi insomma noi vorremmo sapere anche delle prossime iniziative. Lei tornerà, vero? Assolutamente. Perfetto. Assolutamente. Allora vi ricordo www.retemusealealtovicentino.it, dove trovare tutte le informazioni. Io ringrazio il presidente della Rete Museale Alto Vicentino, Andrea Tonello, che ci ha promesso che tornerà per i prossimi appuntamenti. Grazie Andrea. Grazie, arrivederci. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiando in radio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it.